Ciao, sono la dottoressa Rossella Paolucci. Oggi voglio darti dei semplici consigli a te che per moda o per necessità colori i capelli. Spesso capita, soprattutto a rientro dalle vacanze, di ritrovarsi con un colore di capelli sbiadito, opaco o addirittura diverso da quello iniziale. Infatti capita soprattutto dopo esposizione al sole o al mare, al cloro e alla sabbia, che il colore perda la sua luminosità e brillanza. A volte può capitare anche dopo pochi lavaggi che il colore tenda a sbiadirsi. Per questo il primo consiglio che voglio darti se hai capelli colorati è quello di idratarli molto. Infatti è molto importante utilizzare una maschera idratante almeno una volta a settimana e in alcuni periodi dell'anno anche due volte a settimana. Puoi anche realizzare degli impacchi notturni da tenere appunto in posa tutta la notte in modo tale da idratare in profondità il capello e risciacquare poi i capelli al mattino. La maschera per capelli è infatti molto importante perché permette di nutrire in profondità la fibra capillare, andando così a rigenerare e idratare il capello. Pertanto capelli nutriti sono sicuramente dei capelli più luminosi. Secondo consiglio importante è l'utilizzo dello shampoo. Fondamentale infatti è utilizzare lo shampoo adatto alle esigenze dei propri capelli. Nel caso di capelli colorati ti consiglio di utilizzare uno shampoo a pH bilanciato, evitando di utilizzare degli shampoo troppo ricchi di solfati che genererebbero troppa schiuma. Quindi cerca di scegliere uno shampoo che riesca a detergere i capelli idratandoli con leggerezza. Terzo consiglio è quello di cercare di risciacquare i capelli con acqua tiepido fredda. In questo modo favorirai la chiusura delle cuticole e la luce rifletterà al meglio sui tuoi capelli, donandoli più luminosità e brillantezza. Per lo stesso motivo evita di utilizzare durante l'asciugatura phon ad alte temperature, proprio perché le temperature eccessive potrebbero rovinare la fibra capillare e quindi opacizzare il colore dei tuoi capelli. Se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici. Grazie per avermi ascoltato, a presto!